sono Ilenia, ho 20 anni e ho aperto questo canale per parlare con voi di una delle mie più grandi passioni, ossia la lettura. Parlerò anche di serie TV e film che mi appassionano tanto quanto i libri. Come primo video avevo pensato di fare un book tag per conoscerci un po' meglio. Lascio comunque il link in descrizione di La Libreria di Tessa, che è il sito dove sto leggendo le domande, e iniziamo subito con la prima. Quale libro è rimasto nella tua libreria per te? Risponderò con Il Grande Gatsby, perché non solo è esteticamente bellissimo, ma io l'ho adorato. Qual è la tua lettura in corso? Allora, la mia lettura in corso è Il Calciatore di Aquiloni di Caleb Steini. Sono all'inizio, ma avendo visto il film mi ricordo che è stato bellissimo, l'ho adorato. Essendo più piccolina non ne capivo molto il significato e speriamo di capirlo ora, perché insomma, ho 20 anni, dovrebbe capire il significato di questi libri, insomma. L'ultima lettura che hai affrontato? Sicuramente è un libro che ho adorato tantissimo, ne ho sentito parlare veramente bene e ne sono rimasta veramente soddisfatta, parlando di La Verità sul caso Erika e Berti di Giovedere. Voglio assolutamente recuperare anche tutti gli altri libri perché ne sto sentendo parlare veramente bene, quindi speriamo di recuperarli perché sì. Che affronterai dopo? Sinceramente non lo so, ho tantissimi libri a casa da recuperare, ma Tom Clancy con Sfida Totale. L'ho comprato perché mi piaceva tantissimo la copertina, è veramente bellissima, cioè la adoro. Spero di prendere anche gli altri perché anche gli altri libri di Tom Clancy sono veramente bellissimi esteticamente, poi bisogna vedere se il contenuto mi piace oppure no. Speriamo di sì, perché li voglio comprare solo per la copertina. Il libro ti ripeti sempre che leggerai, ma probabilmente non lo farai mai. Ovviamente è un classico, perché io e i classici non andiamo d'accordo. Sto parlando di Dracula. Io questo libro lo voglio leggere, è in camera mia da tipo gennaio. Lo voglio leggere, ma per una scusa o un'altra penso che non lo leggerò mai e poi mai, però spero che un giorno ci riuscirò. Speriamo. Quale libro stai conservando per la pensione? Ovviamente un altro classico. Sto parlando di Uno Nessuno e 100.000. Io prima di andare a scuola l'ho odiato da morire. Questo libro probabilmente adesso non lo leggerò mai, cioè non probabilmente, sicuramente non lo leggerò mai, almeno adesso, magari a 50 anni. Qual è il libro che ti ricorda un momento specifico della tua vita? Io uccido di Giorgio Caligiuri. Me l'ha regalato mia nonna e mi ricorda mia nonna, perché io e lei abbiamo gli stessi gusti letterari, ma soprattutto perché è lei che mi ha spinto a cominciare a leggere quando ero ancora piccolina. Nomino un libro che hai avuto in modo particolare. Io vi cito Il Bambino del Fiume. Me l'ha comprato mio padre proprio così a caso qualche anno fa dalle bancarelle del mio paese mentre tornavo da lavoro. Il libro è stato con te in più posti? Ovviamente L'Hobbit. Non è molto ingombrante come il libro, quindi insomma è facilmente trasportabile, ma credo che questo libro io praticamente l'ho portato in giro anche dopo anni che l'ho letto, quindi. Letture obbligatorie. Quale libro hai aiutato al liceo che, riletto qualche anno dopo, non era così male? Come Non dirvi I Malavoglia di Giovanni Verga. Verga è un altro che io non ho, però l'ho riletto ultimamente e diciamo non è poi così male. Non hai mai letto un libro di Dan Brown? Al momento ho letto solo Angeli e Demoni, ma sono convinta di voler comprare altri, se non tutti, almeno quelli con protagonista Robert, perché io tipo lo adoro, quindi Dan Brown ci vedremo al prossimo libro. Hai mai visto un film che ti è piaciuto più del libro? Sì, purtroppo. E vi sto parlando di Dunkirk. Ma mi sono appassionata di più del film rispetto al libro. Questo libro ci ho messo veramente tantissimo tempo a leggerlo. Non che non fosse interessante, ma magari sono io che mi sono approcciata in modo diverso a questo libro. La persona di cui segui sempre consigli nell'ambito delle letture? Sicuramente mia nonna, almeno fino a qualche anno fa mi affidavo a lei, oppure il mio istinto, andavo in libreria, quello che mi piaceva prendevo, oppure
oppure andavo a robacchiare nella libreria di mia nonna, perché neanche la sua è così piccolina come la mia. Mi sono approcciata tantissimo a YouTube. Vi posso nominare veramente tantissimi youtuber che seguo, che adoro. Veramente occuperebbe un video intero, quindi magari ne farò uno a parte dove vi parlo dei miei youtuber preferiti. Qual è il libro totalmente fuori dalla tua comfort zone che invece hai finito per amare? Cito un altro classico, ossia La coscienza di Antonio. Io ho adorato questo libro, non me l'aspettavo, pensavo che ci avrei messo sicuramente un'eternità a leggere, che sarebbe stato pesante, invece no. Quindi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e magari ci vediamo alla prossima. Ciao! Thank you.